Torno dei guaglioni sulla traccia dallo studio 1 di Cime di Radio Web, Cime in Flow, con Valentino, la ventunenne Miriana, il mitico DJ Rocchino e il nuovo arrivato che si chiama Andrea. Pasta al sugo! Salve a tutte! Ciao Spazzolo! Ciao Andrea! Tu sei il nuovo arrivato da quanto leggo. Mi dica, perché vuole fare la radio insieme a noi? Beh, io sono il nuovo arrivato, mi chiamo Andrea Notari Stefano e sono qui a sostituire Rocchino che è passato alla regia, si è voluto. Sì. Io ho voluto far parte di Cime in Flow perché sono stato nelle scorse edizioni un ospite parecchio spesso presente. Che non era più diventato d'eccezione, era onnipresente. E quindi da quest'anno mi sono buttato a capofitto nel mondo della radio. Grande Andrea Notari Stefano, a.k.a. Spattolo. Ora mandiamo la sigla, signor DJ. E dai. Radio Babbo! Babbo Fei! Ciao a tutti da Lella Smolleri, benvenuti alla terza puntata di Musica per Crescere. Musica per Crescere è un contenitore di costume, nuove tendenze giovanili, lo sapete bene ormai, gentilmente offerto a voi da Radio Babbo, con il patronato dell'associazione Brippi, Babbi, Recidivi, Pignoli, Paurosi, Italiani. Questa sera tratteremo il problema troppo spesso sottovalutato dei messaggi che tutti i giorni i ragazzi ricevono dalla robaccia rap, che infetta in misura sempre maggiore il panorama musicale del nostro bel paese. Ma attenzione, le forze per bloccare questa orda di barbari sono già all'opera. Pensate che alcuni di loro addirittura...
addirittura pretendono di esprimersi al di fuori di ogni canone, senza censure, persino al di fuori del politicamente corretto. Ma cominciamo subito parlando con uno degli interessati più in vista, forse il peggiore di loro. Dovremmo avere un... Cime di Radio Web. Cime in Flow. Cime in Flow, ogni venerdì alle 17, solo su Cime di Radio Web, solo buone vibrazioni. Cercaci su Facebook e iscriviti al gruppo ufficiale Cime in Flow. 1, 2, 1, prova i microfoni, questo è il suono che nasce dalla metropoli. Tu alza le mani se ti piace, io brucio il microfono perché ne so capace. Hai toppato, se pensi che sto si sia flippato, io l'ho dato per questa chance che mi ha dato. Non l'ho avuto via, manco se finisca il piatto. Già nella strada, poi del rap, sono tieni sulla spalla, muovi la testa e ti piace farlo. Alzi il volume per il gusto di pomparlo. Stringi le tue scarpe, lo specchio e storci il muso. Più ti guardano male, più tu ti sentirai abuso. 997, l'hip hop con le tette non smette, le unghie sempre più lunghe, affilate come la mette, metriche cosmetiche, fai ballare tutto quello che comprimi, nella mini, vestitini o robe ampie. Welcome, il rap è casa mia, welcome, il palco è casa mia, da qui in poi siete dentro, casa mia, da qui in poi siete dentro, casa mia. Cime di Radio Web, only good vibrations. E da qui in poi siete dentro casa di Cime di Radio Web, oh, siamo yeah. Tornati. Volevo fare una piccola parentesi, una piccola prefazione. Rocchino è, come ha detto il nostro new age, no, new entry, new age. Spattolo, è il nuovo, cioè, allora aspetta, devo formare le idee. Praticamente Rocchino, in poche parole, si è improvvisato DJ, perché è la prima volta che usa questo programma, quindi se sentirete qualche cosa fuori, come si dice? Dai, che spacca, qualche Rocchino, spacca, sottotitolo Rocchino, alla... Comunque, siamo qui su Cime in Flow a parlare di cultura hip hop, la cultura che viene dalla strada, la cultura dei poeti incazzati, la cultura dell'arte del writing, la cultura della break. Wow, ma è diventato un poeta quest'anno. Valentino, sì. Cioè, fino all'anno scorso è maturato durante quest'estate. L'anno scorso ero più gasato perché era l'inizio della nuova bendura, era tutto così, tutto colà e così via. Hanno bussato alla porta o sbaglio? No, nessuno ha bussato alla porta. Allora l'ho sentito io. Allora, siamo qui a parlare di hip hop, come abbiamo già detto. Quest'anno abbiamo deciso di fare più cose serie confronto all'anno scorso, sì, siamo cresciuti, anzi cerchiamo gente che venga in studio a proporre le proprie rime, il proprio freestyle per farsi conoscere, tipo le jam session vogliamo fare qui, no? Che per esempio anche se viene qualcuno scarso, cioè noi diciamo, vedi che tu potresti migliorare da questa parte, da questa parte, senza insultarlo ovviamente, senza fare nomi e senza dire niente. E poi volevo dire che siamo diventati pacifisti, lo giuriamo su Dio. Perché? Perché la scorsa edizione ci hanno punito perché eravamo un po' cattivelli e black humorelli. Miriam, ma poi era l'influenza pessimistica del rock. Sì, adesso Rocco l'abbiamo sbarcato lì dietro la scrivania, così non ci influisce. Ed è così che va. Quindi passiamo alla musica, basta con le parole. Anzi, andiamo avanti con le parole, quelle belle, quelle di Bassi Maestro, come ai tempi delle poste, dell'ultimo CD che ha fatto con Fritz the Cat, che si chiama Fritz. Io c'ho l'originale. ora abbiamo deciso di farvi ascoltare prima le parole, le più belle, diciamo, le parole della canzone, e dopo vi facciamo ascoltare la canzone. Bassi Maestro, come ai tempi delle poste, cita: metà di noi non aspettava altro che la gente lo riconoscesse per strada, ma la vita è strana. L'altra metà, me compreso, continua a preferire chi non se lo caga. La fame non ha fatto mai per quelli come noi, cresciuta senza peli sulla lingua tra finti miti ed eroi. La musica è stata la sola ed unica via. E questo era Bassi Maestro, come ai tempi delle poste. Fammola, send! Forse sei tu che sei matto. Non conosci Fritz il gatto? Non conosci Bassi? Connessione dal giorno 1, baby, check it.
Viviamo vite distratte, sintesi piatte del modo che abbiamo di porci. Se ti disintegri d'arte, metti da parte l'orgoglio, poi non te ne accorgi. Disadattati col suono più scuro, scrivo di fatti che non sa nessuno. E ci bastano un o magari uno, per farci resistere al numero uno. Era un sogno da ragazzo, ma mi accorgo che già molte cose sono andate in fumo. Forse l'età non mi permette più di essere oggettivo sui fatti. E ricordo che eravamo a malapena ragazzi. Quando mi concentro e penso a quello che abbiamo visto negli anni, rido un po' triste ma un po' felice per quando mi passate davanti. Ogni cosa a suo tempo mi dicevate, ma alla fine non ho mai fatto quello che mi hanno detto gli altri. Come brilli in questo cielo non c'è più spazio. Erano stelle sul nero ma adesso è tutto bianco. Non è che faccio il nostalgico, so che quando canto un classico italiano sul tuo schermo come Borotalco. Giù con Fritz il gatto, tipo dal 9-4, passati dal 9-50 Tractor. Abbiamo visto giovani fregati dal contratto, indipendente Paco, e grandi passare da un grande palco a un 4x4. E non intendo il fuoristrada, capisci ogni mia rima se conosci la masnada. Le botte fuori dai locali dopo una serata, le lotte coi gestori dei locali per i soldi dopo una serata. Viviamo vite distratte, sintesi piatte del modo che abbiamo di porci. Se ti disintegri d'arte, metti da parte l'orgoglio, poi non te ne accorgi. Disadattati col suono più scuro, scrivo di fatti che non sa nessuno. E ci bastano un o magari uno, per farci resistere al numero uno. Metà di noi non aspettava altro che la gente lo riconoscesse per strada. Ma la vita è strana, l'altra metà, a me compreso, continua a preferire chi non se lo caga. La fama non l'ha fatto mai per quelli come noi, già cresciuti senza peli sulla lingua tra finti miti ed eroi. La musica è stata la sola ed unica via, lo riconosci perché ascolti e ti sale la nostalgia. Troppo i nuovi gatti che mi tengono in competizione, non mi sono mai sentito superiore. Dez amore, non presto molta attenzione ai commenti, faccio la mia visualizzazione, poi cambio canale, sì signore. Figli dei 90 o meglio loro fratelli, la tensione tanta sempre fino sopra i capelli, con la promessa di stare più rilassati e di permettervi di crescere cullati tipo mami e papi. Ma forse non ci avevate capiti, ci avete dato dei profeti, dei venduti o peggio dei falliti. Scappo fosse come un cazzo di becchino, come ai tempi delle posse. Non fai un cazzo quando rimo, yeah. Quando rimo, quando rimo, quando rimo, quando rimo, quando rimo. Finalmente il ritorno di Fritz the Cat dopo 15 anni. Grande soprattutto Bassi Maestro, sempre lui, sempre presente, no? Dopo un nella sacco scena. Di anni. Bassi Maestro produce come un ragazzino che ha 20 anni e ce ne ha 40. Può insegnare molto a un sacco di gentaglia. Com'è quella rima che cantò una volta? Si fa presto a dire rap se smetti presto. Anche quella delle 100 bare al giorno, tu che sei esperto su ste cose. Sì, Bassi, scrive fa? Così tanto che cestina 30 bare al giorno. Grande, grande. Spottolo è un jukebox. C'è chi su YouTube ha scritto, ma Bassi dove getta la spazzatura? Naturalmente. Chiunque vorrebbe farsi un giro nella spazzatura di Bassi Maestro. Che no. E anche nella spazzatura di Fritz the Cat, ovviamente. Avrà scritto qualcosa in questi 15 anni di lui. Sì. Secondo voi cosa l'ha spinto a ritornare a fare musica dopo 15 anni? La passione che non finisce mai. Sì, secondo me ci ho provato ad andarsene dall'hip hop, ma non ci riesce a allontanarsi. Ma è come un grande... come si può dire, il prete quando diventa adulto non è che smetta di fare il prete, continua a dare la parola di Dio, capito? La parola. Quindi così anche per Bassi Maestro, che racconta la cultura hip hop ai più giovani senza insultarlo, senza criticarlo, senza niente. E poi volevo dire che comunque forse voleva dare anche la possibilità a chi è uscito recentemente, tipo un Nitro, di avere la possibilità di avere una base come quella di Fritz the Cat. Cioè ha detto questo ragazzo, infatti se non sbaglio ci sono molti artisti nuovi, diciamo, nel CD di Fritz the Cat. C'è tutta la scena presente nel CD di Fritz the Cat. Sì, tutta la scena, anche quella che quelli underground la odiano. Tipo possiamo pronunciare, ci sono dei nomi tipo Gue Pequeño, Nez Narcos, che Fabri Fibra anche, tutta la scena hip hop, da Bassi Maestro, dal Fabri Fibra, dal Nitro al Nez Narcos, c'è tutto nell'album di Fritz the Cat, c'è tutto. Vabbè, comunque parlando di Nitro,
Noi abbiamo deciso di mettere in scaletta Kill Them All, presa dall'ultimo album di Nitro che si chiama Danger. Oh yeah. Informato sto ragazzo, ha visto. Abbiamo fatto un buon acquisto, Valentino. Ora vi dico un po' di quattro barre, vi dico, di Nitro, di quella, della canzone. DJ, abbassa la base, per favore. Oh yeah. Come se per farlo serva carta e passaporto. Neanche sulla stessa barca saremo tutti d'accordo. Vienimi incontro, più fatti e meno miserie. In questo mondo schermi piatti ed umani rifatti in serie. Pum. Questo è Nitro. Dottore, lo stiamo perdendo, dottore. Dottor... Ah, cazzo. Dottore, l'abbiamo perso. L'hip hop è morto. L'hip hop è morto. Ma che cazzo stai dicendo? Che ogni stronzo rimarrà a casa a scrivere le rime, a breccare sul pavimento, a screcciare, a fare i bossetti per i graffiti. Questa merda è viva! Pronto, buongiorno, l'hip hop è morto. La scusa che usa ogni stronzo che rifiuta di essere sordo. Come se per farlo serva carta o passaporto. Neanche sulla stessa barca saremmo tutti d'accordo. Vienimi incontro, più fatti e meno miserie. In questo mondo schermi piatti ed umani rifatti in serie. Sul mio conto sento mille cattiverie, ma ti posso assicurare che sono tutte quante vere. Quasi quasi mollo il rap e faccio un sex tape. Poi mi denuncia la soubrette con una black mail. La mia camera d'hotel è quella dead game. Volti decomposti e necromorfi come in Dead Space. Questa vita è splatter, Peter Jackson, bad taste. La mia banda suona all'hardcore, ma c'è the bad brains. Siamo già morti, tutti fatti sopra un airplane. Aspetto che si schianti per cantarvi il rima al Mayday. Hey, I'm the head of my game. Do it better cause we never gon' change. Tu chi cazzo sei? Hey, can you feel the pain? In my vein, in my blood, in my brain. E sono pazzo, ok? Kill them all, kill them all. The way you done, keep moving on. Kill them all, kill them all. Come on, come again, then kill them all. Una volta credevo alle principesse, fino a quando la mia fotta non è morta dai DS. Morgan mi manda un SMS. Nitro, te la tiri. Cosa? Come se lui non lo facesse. Pronto, l'hip hop non è ancora morto. Sarà colpa del mio coito interrotto. Si è rotto il condom. Sembro bianco e sono nero come Crondon. Vedo questi condor, non mi sposto. Sono pronto per lo scontro col tuo sponsor. Posso camminare stenti fino all'apatia. L'orologio è fermo sulle 4:20 a casa mia. Se sta merda è morta è colpa vostra o dell'eutanasia. Fumo piante coltivate col seme della follia. Gia, la mia compagnia è fatta di vicodi. Moriamo di asfissia nello spazio fra i miei ventricoli. Sono il prossimo che imiti il nome che adesso digiti. Se senti questo testo attento ai contenuti impliciti, ok? Hey, I'm the head of my game. Do it better cause we never gon' change. Tu chi cazzo sei? Hey, can you feel the pain? In my vein, in my blood, in my brain. E sono pazzo, ok? Kill them all, kill them all. The way you done, keep moving on. Kill them all, kill them all. Come on, come again, then kill them all. Grande Nitro con Kill Them All, una canzone che a me piace davvero, davvero molto. Infatti la cantava tutta. È normale. L'hip hop mi gasa, non posso farci niente. Sì. Con un microfono davanti anche meglio. E mi piace l'hip hop. Citazione Andrea. Comunque, parliamo della scena americana ultimamente. Anzi, aspettate un attimo. Minuto di silenzio. Abbassa la base, caro DJ. Vorrei salutare il mio ex DJ, anzi il nostro ex DJ, Little Ciccio. Pasta al sugo. Poi ci dai 5 euro. Lui è l'autore delle sigle, lui è l'autore del jingle, lui è l'autore di tutto. Grande Little Ciccio, grande. Il nostro produttore. Un artista completo. Che rapper soprattutto. Allora, io proporrei di fare un ulteriore cambio di ruolo. Cioè, Spattolo è passato... va bene, sì. Conosciuto al secolo col nome di Spattolo. Ecco, vabbè, tutti questi cambi di ruolo, io direi di invitare Ciccio Piccolo come artista e ospite in radio. La prossima puntata, ci stai? Ma in effetti noi stiamo, anzi, ascoltate ciò che vi sto dicendo. Stiamo cercando gente che venga qui a presentare le proprie barre, il proprio freestyle, quanto vale stiamo cercando. Quindi se volete presentare qualcosa di voi, contattateci che vi ospiteremo per una volta in radio e voi vi fate conoscere, insomma. Dare la maniera di presentarsi.
Sì, sì, facciamoci conoscere il rap in Puglia, anche non pugliesi. Bisogna far conoscere la cultura del rap, l'arte del rap, quella vera e non quella che ci fanno pensare. Pasta al sugo. Ah, eccolo, ci è sta. Ritornato. Io volevo dire qualcosa in merito a Pasta al sugo. Mm-hmm. Sì. Allora, capirete perché. Fra le nostre new entry, parlate col mio manager. Ah, Ciccio Piccolo, va bene. Bomboclat. È il signor Bomboclat. Vabbè, zitto, Ciccio Piccolo, non mi distrarre. Ti abbiamo voluto bene, ti amiamo, eccetera. Adesso stai a casa tu. Volevo dire che fra le nuove cose di questa nuova edizione ci sarà una specie di, come si dice, intervallo in cui io vi delizierò con dei gossip riguardanti il rap. E poi capirete perché mi è venuto in mente proprio ora, perché nel... Gossip e rap? Sì, addirittura? Sì. Vabbè, oggi niente ci hai portato, mi Sì, oggi ho portato delle chicche, mi sento molto Barbara D'Urso. Ho staccato il microfono, scusa. Sempre danna, vaffè, Miriam. Vito Casoli, allora, parliamo chiaro. Aggiustate la testa di Miriana perché io non ce la faccio. Come dicevo. Parla? Le parole sono importanti. Ormai Rocco ha perso padronanza del Ciccio P. Mi dispiace, ma è stato bello. Ciao. Abbiamo adesso basta il nostro con Ciccio Piccolo. Lascia e lo stare. Amo, in realtà mi manca. E volevo dire, che stavo dicendo, siete interessati? Allora siete interessati, ho avuto una bella idea. Praticamente volevo associare, diciamo, il gossip, che è l'argomento femminile, come si dice? Più discusso. Gingringangri si dice. No, volevo unire il rap con, diciamo, un po' di femminilità. E cosa c'è più femminile? Oggi non so parlare. Oggi è il mio compleanno, mi fate gli auguri? Auguri, Miriam! Grazie. Cosa importantissima ci eravamo scordati a Miriam. È vero, non neanche io. Sei passata in sottofondo. Sì. Io, ieri sono venuti, come posso dire un fatto? Praticamente ho finito di lavorare e tutti questi belli ragazzini sono venuti tutti a rompere le nel bar. Beh. A cantarmi tanti auguri, però sono stati carinissimi, è stato bellissimo, tranne Valentino ve lo sto. Ah, boh, Valentino non conta, ormai lui è in un mondo a parte. Comunque, mandiamo un po' di musica che la gente si sta rompendo. Vabbè, dovevo finire di dire il fatto e volevo dire certo. Che ho unito il rap con, diciamo, argomenti femminili, come ho detto prima. E non, cosa c'è più di... Oh, non so parlare. Miriana, dai, impegnati un po'. Cosa c'è più femminile del gossip? Punto di domanda. Vi lascio con questa domanda e passo la parola a Valentino che diceva... Che voglio ascoltare Lauryn Hill. A proposito di femminilità e di rap. Infatti. Yeah, consumerism's running through them like a tumor in them. Ageism, sexism, racism, chauvinism. Capitalism running through them like the rumor business. Separatism, skepticism, modernism, atheism. Television running through them like an organism. Mechanism, despotism, poison in the ecosystem. Satanism running through them like a politician. Hedonism, hypocrisy, nihilism, narcissism. Egotism running through them needing exorcism. Situation, hedonism, adversary, demonism. To fix forms of religious spontaneity is a bad decision. Cataclysm, Darwinism, barbarism, formalism. European fetishism, terrorism, running through them on their televisions, introversion, extra prison, tolerance for bad decisions, exploited be the savior, the correct system, paranoia, skepticism, schizophrenic masochism, escapism, running through them need a sedative, medication, complication, devastation, negative. I said devastation, negative, modernism has created modern prisons, neo-McCarthyisms, new colonialisms, pessimism, mysticism, hoodooism, hypnotism, egoism, regalism, humanism, legalism, mysticism makes decisions from a purism, magnetism, pragmatism, altruism, pacifism, idealism, actualism, rehabilitationism, ostracism, skepticism, small fish, ball for recognition, oppressive, oppressed condition, sex addiction, next suspicion, vex conflict, is secularism. See, people need to villainize, to offset the stain for their lives. Every human, ugly shame, corporate greed in Jesus' name. Anarchism, self-delusions, rigid believer, no solutions, impositions, superstitions, violence, and contradictions, false tradition, no conviction, compromise, commercialism. I said compromise, commercialism, work for vision, work for wisdom, for electromagnetism, who comes first position, rasping, missing, you've been listening, watching, impress, best system, behaviorism, false religion, plagiarism, broken system, you've been listening, innovation, prohibition, disconnection, broken wisdom, broken system.
Back at home with some Vitalism, exorcism, egotism, 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 alcoholism, fascism, rationalism, national tension, journalism, gorgostopoism, paparazzoism, as the world turns into some lust, trust, eroticism, social drug, narcotics, and occultism, superstition, ritual, materialism, serialisms, habitual, inferior vision, consumerism. Like a tumor in them, separatism, skepticism, desperation, nepotism, capitalism running through the Montezuma in them, ageism, sexism, racism, fascism, television running through them like an organism, hedonism, egoism, systematic narcissism, to empty religious spontaneity is anarchism, social Darwinism, barbarism, modern paganism, major schism, division, ethnoplagiarism, selfish business decision, greedy reductionism, obstruction of dress, occupation, victimizationism, brainwashing, mind control, aesthetic stimulation in them, time control, mutilating the soul for business decision, helping people cope, sell them dope from a new trope, synthetic hope, life spent walking on a tightrope, infantile masturbation, juvenile, no education, mental castration, a generation forced to labor for a nation, locked in means of production, down. E questa era Laurie Neal con Consumerism. Laurie Neal, dai, devo iniziare a parlare bene. È quasi il momento, c'ho 21 anni. Sì. Laurie Neal ha fatto uscire questa canzone dopo essere scarcerata. Quanti anni è stata in carcere? Un anno, ma neanche di sì, meno. Non aveva pagato le sì, tasse. Sì, aveva in primavera tasse. L'avevano incarcerata, se non mi sbaglio. Sì, infatti. Ma mi ricordo che anche in radio ne parlammo l'anno scorso, no? Sì, a voglio. Vabbè, comunque mi piace, ti la dici oggi. No, volevo dire che... Vito mi ha detto che non ho fatto la brava fino adesso. E quindi fai la brava. Io volevo dire che sono bravo, questa è la mia massima di bravità. Ci dice Vito Casulli, Valentino, ha detto Vito Casulli che Andrei è più bravo di te. Migliorerò io. Valentino, non ti preoccupare, io sono il discepolo, ma ti ho superato, maestro. Ancora la prima puntata e già la supera. No, devo dire che ormai cioè, Spattolo e Rocco possono fare da soli, perché noi non valiamo niente, forse, Valentino. Non ti buttare giù così, dai, Miriam. Va bene, ma non sto parlando gossip. Passiamo avanti. Di gossip dobbiamo parlare, io sono preparatissima. Eh sì, vogliamo ascoltare. C'è un gossipino su Kendrick Lamar. Kendrick Lamar. Lamar. Va bene, Kendrick Lamar disse a tutta la scena americana, così, per passatempo. Insomma, perché? Così. Perché dice che solo lui riesce a fare vero hip hop in America. A chi non prenderla bene è il bel Drake. Drake, quello che conosco. Che perde tutta la stima che ha in Lamar, il quale, per farsi perdonare, cioè Lamar, lo dissa sul palco dei Beat Hip Hop Award. E a esprimersi anche su questo fatto sono i Public Enemy. E qui aprirei una bellissima parentesi sorridente. Sì. Perché, cari radioascoltatori, siamo andati, quando è stato? A maggio? Sì, al concerto dei Public Enemy. Al è stato livello. Spettacolare. A parte che io strusciavo sulle persone che sudavano e così riuscivo a vedere qualcosa, se no veramente non riuscivo a vedere niente, era pieno zeppo così, bello. Dicevo, e da un'intervista che hanno fatto sui Public Enemy, dicono, si esprimono dicendo che comunque in America tutti sono capaci a fare rap, ma chi a fare l'hip hop? Bella domanda. Bella domanda, sì. Intanto certo. Do un bel lotto a Kendrick Lamar per il suo coraggio e lo farei ascoltare la canzone. Control si chiama la canzone, Sentimela. Ciao Pacchi! Miscellaneous minds, never explaining the minds. Devilish grins for my alias, aliens in the spine. Peddling sin, thinking maybe when you get old, you realize I'm not gonna fold the demise.
smoke crack, motherfucker, I sell it. Bitch, everything I rap is a quarter piece to your melon. So if you have a relapse, just relax and pop in my disc. Don't you pop me the fucking pill, I'ma pop you, then give me this. Tell Flex to drop a bomb on this shit. So many bombs ring the alarm like Vietnam on this shit. So many bombs make Farrakhan think that's a dime in this bitch. One at a time, I line them up and bomb on their mom when she watching the kids. I'm in a destruction mode if the gold exists. I'm important like the Pope, I'm a Muslim on poke. I'm Machiavelli's offspring, I'm the king of New York, king of the coast. One hand, I juggle them both. The juggernauts all in your juggler, you take me for jokes. Live in the basement, church pews and funeral faces. Cardio bracelets, for my women friends, I'm in Vegas. Who the fuck y'all thought it's supposed to be? If Phil Jackson came back, still no coaching Mick. I'm uncoachable, I'm unsociable. Fuck y'all clubs, fuck y'all bitches. Your Instagram can gobble these nuts. Gobble a dick up to your hiccup. My bitch call me corrupt. This the same flow that put the rap game on the crutch. West. I seen niggas transform like villain Decepticons. Miley's probably turn these niggas to fucking Lindsay Lohan. A bunch of rich ass white girls looking for parties, playing with Barbies. Wreck the Porsche before you give them the car key. Judgment to the monarchy. Blessings to Paul McCartney. You call me a Black Beetle, I'm either that or a Marley. Smoke crack, motherfucker, I sell it. I'm dressed in all black, this is not for the fan of Elvis. I'm aiming straight for your pelvis. You can't stomach me, you plan on stumping me. Bitch, I've been jumping for you, put a gun on me. Bitch, I put one on yours, I'm Sean Connery. James Bond and with none of you niggas climbing 100 mil in front of me. And I'm gonna get it even if you're in the way. And if you're in it, better run for Pete's sake. I heard the barbershops being great debates all the time. About who's the best MC, Kendrick, Jigga, and Nas. Eminem, Andre 3000, the rest of y'all. New niggas, just new niggas, don't get involved. And I ain't rocking no more designer shit. White tees and Nike Cortez, this red Corvette's synonymous. I'm usually homeboys with the same niggas I'm rhyming with. But this is hip-hop and them niggas should know what time it is. And that goes for Jermaine Cole, Big Crit, Wale, Pusha T, Meek Mills, A$AP Rocky, Drake, Big Sean, J Electron, Tyler McMillan. I got love for you all, but I'm trying to murder you niggas. Trying to make sure your core fans never heard of you niggas. They don't want to hear not one more noun or verb from you niggas. What is competition? I'm trying to raise the bar high. Who's trying to jump and get it? You're a better off trying to skydive out the exit window with 5G5s with 5 grand with your granddad as the pilot. He drunk as fuck trying to land with a handful of Arthur Riders and popping prosthetic leg bumping pock in the cockpit. So the shit that pops in his head is an option of violence. Someone heard the steward and said that your parachute is a latex condom up to a dread. Da piccolo schivavo gli overdosi, rubavo vestiti stilosi costosi per rivenderli a fighetti incassati mosciosi. Credevo pieno di sfottute psicosi, pensavo che le cose o le odi o le osi. Giravo in skate e mi pestavo coi tabozzi, li odiavo e tornavo a casa pieno di bozzi. Dicevo mamma io ci credo ed è per questo che lo faccio, mentre lei mi tamponava le ferite col ghiaccio. Pensavo e se me li facesse amici col cazzo, mi chiederanno pazzo ma non farò mai il pagliaccio. Adesso questi tipi fanno piazza sotto casa mia. Lord Bean. Da piccolo schivavo le overdosi, rubavo vestiti stilosi costosi per rivenderli ai fighetti incasciati mocciosi. Crescevo pieno di fottute psicosi, pensavo che le cose o le odi o le osi. Giravo in skate e mi pestavo coi tabozzi, li odiavo e tornavo a casa pieno di bozzi. Dicevo mamma io ci credo ed è per questo che lo faccio, e lei mi tamponava le ferite col ghiaccio. E se me li facessi amici? Col cazzo. Mi crederanno pazzo ma non farò mai pagliaccio. Adesso questi tipi fanno piazza sotto casa mia, fanno dei discorsi che li sfotta anche mia zia. Hanno gli occhiali, la camicia ed una laurea in economia. Pappi, sono pappi, ma pappi di brutto, e stan con delle cozze con due dita di trucco. Parlano del Milan e ascoltano Max Pezzali. Le tipe disquisiscono dell'Ine Seta Ali. Mi guardano, poi partono sgommando con l'appunto. Io li sorpasso con la mia onda e gli mostro il mio dito lungo. Ah, vale la pena di non ridursi così. Ah, vale la pena di aver vissuto così. In pratica mi arrangio e prendo quello che mi spetta.
e parlo come mangio, male e di fretta. La mia ragazza l'adoro perché lei non è chetta, non vuole fare la valletta e non sculetta. Io faccio il rap, baby, e torno proprio quando ormai nessuno se lo aspetta. Tu non mi vedrai mai col ciuffo mesciato come George Michael, che qui non è Saigon, ma stermino gli insetti come il Qui-Gon. Sai, continuo a pensare che qui strafarsi e strafare per come viviamo è naturale. Solo sai, on, solo con te stesso come stai, on, quanto vali, on, se la prendi come viene, come i Monty Python, o se sfasi, rompi il muro con un pugno e butti giù un fiasco di vali, on. E in effetti è successo di stare a recitar poesie piegato sul cesso. Oh, parlo di adesso, di prenderla com'è. Guardati intorno, in fondo devi essere fiero di come sei messo. Lei vuole fare la velina ed ha un segreto a avere lui, che vuole fare il calciatore, studia al cielo. Vale la pena. E questo era Lord Bean con Vale la pena nel 2005. Lord Bean, come altri MCs, è sempre rimasto nell'underground, però sembrava sparito, mentre ora si è unito con i Good Old Boys, con Leader Fomento, Chaos e DJ Crime, ed è ritornato sui palchi anche lui per ricordare a questi giovani cosa, come si fa l'hip hop. Sì, Wagnu, la pelle d'uca, quel gruppo quando stanno insieme mi viene la pelle d'uca, cioè mi gaso come un animale. Oh no, Miria! Oh, e a proposito di nuovi gruppi, volevo Valentino mi fa le paranoie quest'anno. L'anno scorso faceva tutto il guaglioncello. E perché oggi mi fa le paranoie, raga. Voi non lo potete vedere, mi fa le paranoie. Le paranoie. Perché il nostro dio, e che è Vito Casulli, vuole che quando devi parlare al microfono deve stare dritto. Va bene, ascolterò i vostri consigli. E a proposito di nuovi gruppi che fanno venire la pelle d'uca, volevo ricordare il nuovo trio formato da Trix, Luigi e Moddy, che hanno fatto una nuova collaborazione. Come si chiamano, mo? I Capiscium Set. Capiscium Set. Stilosi anche nel nome. Grande. E per esordire, diciamo, hanno aperto il concerto di Della Sola a Milano. Ah, sì, soltanto. Soltanto il concerto di Della Sola a Milano, concertino. Il 21 settembre scorso. Così, un concertino fatto per Oh, yeah. Passiamo alle news, Miria. Cosa c'è da sponsorizzare? Il... Parla tu. No, dito, tranquillo. Volevo dire anche... Ma sempre io sto parlando adesso, voglio scherzare. Non vuoi parlare? Parla spattolo. Noi volevamo solamente ricordare il contest di freestyle che si terrà qui al The Factory dal 1 novembre. In palio ci sono 500 euro per tutti gli MCs che vogliono. Le iscrizioni sono gratuite, basta comunicarle in regia. Mi raccomando, 1 novembre al The Factory. Tutto questo sponsorizzato da Cime di Radio Web, Babilonia Crazy Shop e Street Bar di Paolino. Anche oh yeah. Gli Don Pablo. Accattati birra da Don Pablo, caso Market. Cosa c'è altro? Volete sentire un'altra chicca gossipora? Gossipara. Sentiamo questa chicca. Volevo collegarmi un po' prima. Sì, oggi sto sempre a fare collegamenti. Prima Brava. Dicevate che nel nuovo CD di Fritz da Cat c'è il Belgue. Addirittura. Oh. Con suo sguardo affascinante. Con suo sguardo occhiolinoso. Pasta al sugo. Eccolo qui, ce l'abbiamo. Io non giocherei mai a briscola con quei pecchegni. Ah, sempre che cazzo di briscole hai. E volevo appunto ricollegarmi con questa con questo bel ragazzo che fra le sue ultime conquiste vanta niente proprio di meno che i miei cari maschioni, la Nicole Minetti. Addirittura. Che voi sapete chi è, no? È stata una consigliera. Ma quella non stava insieme a Berlusconi? E infatti lei era una consigliera regionale del PDL. Era l'igienista dentale di Berlusconi. Era l'igienista dentale di Berlusconi. Ah, è vero. Giusto, non... scusate. Se non sbaglio è fuori. E niente, appunto, questi due Gue. Si chiama Gue, voi lo sapete. Vabbè, non Gue lo so come si chiama e Nicole Gue. Hanno stretto, diciamo, una relazione molto intima. Ma come in tutte le relazioni, in tutte le belle storie, c'è una terza incomoda, do una lei. E sapete chi è questa terza incomoda? Chi è? La Sara Tommasi. Oh, applauso a Sara Tommasi, ma new grande. Non poteva mancare. Che sotto l'effetto di qualche droga o semplicemente dicendo la verità, ha, come diciamo, ha... come
mesi, ha dato un soprannome a Gue e l'ha chiamato Striscia Mutante. Perché chi è che mi chiama? Ah, tu sai tutto, ah, il ciccio sa tutto. Allora, ci dicono che si chiama Cosimo. Cosimo e Nicole comunque hanno fatto questa relazione. L'amore. E ci fu la ci fu la terza incomoda, che appunto, come ho detto prima. Perché dice così Sara Tommasi? Come l'ha chiamato? Striscia Mutande. Sì. Perché ha confessato, diciamo, sul suo profilo Facebook che è stato a letto con Gue per 6 volte. E diciamo che ha sgamato le sue mutandine un po' sporche di cacca. Addirittura. L'ha chiamato Striscia Merda. In più... Senti cosa scrive Little. Senti Little, digli a Miriana di mettersi sto cazzo di mic in bocca. Ce l'ho, raga. Ce l'ho in bocca, cioè sto il di fronte, non si sente, sarà la voce. Anche Vito dice la stessa cosa. Ma io sto vicino al microfono, cioè guarda, sto, non c'è uno spazio fra me e il microfono. Hai visto che le mie paranoie non sono infondate? Va bene. È un rapporto complicato con questo microfono, Miriana? Ma io ce l'ho di fronte, sto parlando più vicino che posso. Vabbè, dicevo che la Sara Tommasi inoltre ha confessato, questi sono i libri di Sara Tommasi su Facebook, ha confessato di, respingere Jack La Furia perché voleva fare un menage a trois, lui Jack La Furia e Gue. Sì. E perché la soprannome ha tutto un soprannome, la Sara Tommasi, e ha soprannominato Jack La Furia miccia di un bimbo. Come può risolvere tutto questo il bel Gue? Un bel piantino liberatorio? Intanto do un bel 9 per la simpatia di Gue. Grande Gue Pequeño. Ora passiamo alla musica. Rocchino, abbassa la base perché voglio raccontarvi queste barre di tormento. Dammi solamente una ragione per non perdere la testa in sto mondo mentre qui tutto a fondo va. Per chi scherzava la propria anima in funzione di 4 spicci, mentalità, medioevo, antichità, e il mio paese dilaniato, azzerato il passato, vittima di chi è il controllo globale dell'umanità, album monotematici, isterici artisti, mentre gli altri fanno a gara, sì, per vanità. Monotematico! Tormento! Io Tesmo, come ti prende? Io Tesmo, come ti prende? Se sputo un paio di rime, questo beat mi stende. E sta anche in giro la solita roba di sempre. In giro si sente rap che non sa di niente. E le etichette sono multinazionali. Anche se c'è un contratto fanno soltanto i loro affari. Se devono cedono, se vendi ti pregano. Ma se non incassano del contratto se ne fregano. Ed ora si chiedono, per ora non vedono una via d'uscita alla crisi del mercato discografico. Devi cagarti, non puoi spremere l'arte. Metti da parte i gruppi se segui la moda e non l'arte. Le tue campagne pubblicitarie miliardi, ma ora la gente vuole l'artista giù in strada e parlarci. Io me la giro ancora con quelli più marci, quelli seri, quelli veri, pochi di cui puoi fidarti. Il paese va in degrado se non dà possibilità. Chi ha la mia età manca meno fra, e chi ne ha meno fra, non sta sereno fra l'Italia. Io Tesmo, passami la bomba e si appiccia. Tu impiccia, che chi si appiccica, dai spicciati. Si innesta, wit calafricana con wit lucana. Wit molesta, bestia, resta in zona e zona franca questa. So che non ti basta dare retta a Vespa. Chi desta, spinge la sua roba su. La mia crew, la riconosci in fuoco a tutta la tribù. Hey, you, rime incendiarie, stile essenziale per riuscire a sfondare. Puoi investire e imparare, insistere e sbagliare. Decidi cosa fare, puoi restare a guardare. Se sei stanco di chi fa il messia, di chi dice messa e poi si fa pazzia, di chi si interessa e poi sparisce via. Com'è che ce l'hai tanto con la polizia? Yoshi, Tesmo. Uno nessuno 100.000. You ready for this?
dammi solamente una ragione per non perdere la testa in sto mondo, mentre qui tutto a fondo va per chi schiavizza la propria anima in funzione di quattro spicci, mentalità medioevo antichità, e il mio paese dilaniato, azzerato il passato, vittima di chi ha il controllo globale dell'umanità. Album monotematici, isterici artisti, mentre gli altri fanno a gara sì per vanità, di là di chiacchiere da web, da bar, col caffè assaggia sto tè, questo lo faccio da me, come un blunt a vista d'occhio che ingrassa, meglio fare piano, questa roba ti scassa. Grande Tormento, come sempre, sulla traccia anche lui. Oh yeah! Tormento non ha prodotto CD in quest'estate, diciamo, però ha prodotto un sacco di singoli. Ogni due settimane esce un nuovo video con una nuova canzone di Tormento. Scriveva su Facebook... scriveva su Facebook ogni settimana tipo nuovo video, nuovo video, tre video, quattro, cioè video in loop, me ne faceva sempre. Anche se ho saputo che sta per fare un CD con Primo, uh-huh, di Vereno. Sì, si chiamerà Er Micro de Oro. De Roma. C'è proprio la stampa di Primo, Er Micro de Oro. Tormento un altro tipo Bassi Maestro, non sta spiccio mica. Sempre in movimento. Faceva parte dei rapper, diciamo, commerciali, è andato a Sanremo, cioè, è stato anche cacciato da Sanremo, mi ricordo, per un finto plagio, poi oltretutto. Ah, era finto? Sì, era un finto plagio. Naturalmente Striscia la Notizia non può che fare solamente scalpore inutile. Con Staffelli. Ah, infatti in un To The Beat, se non sbaglio, Tormento lo cita e dice... fanculo te Staffelle, uscite fuori piselli, le tipe votano i più belli. Parliamo di un altro gruppo che ci sta piacendo ultimamente. Questi sono di Lecce. Sono di Lecce, no? Sì, del Salento. Del Salento. Più a sud, verso Trento. Loro sono i Black Jikus, formati da Noema e Avatar. Ora ci ascolteremo la canzone dell'ultimo album. Come si chiama l'ultimo album? Disco per l'estate. Disco per l'estate. È anche facile da ricordare. Questo è Copioni Comodi. Ora vi cito le barre. DJ, dai. Viviamo di storie vissute sulla cute, vediamo solo il meglio del meglio, il resto lo evitiamo. Qui piglia pesci, chi sta sveglio già stento scuotere l'amo. Già sento scuotere l'amo. Come on, che mo arriviamo a mo' di squalo. Ma do masterman, con le liriche da master, che ne mastica di storie grasse, e dalle casse sono amica plastica. Manco se il mondo cascasse, e già sai che sovrasta le masse, ti castiga. Stila su stili, se ci riesci, ma dai. In da sta storia non riesci più, di fisso tresci. Che tu non reggi. Io di più di 110 elude, come Joe Pesci. Jik jiku. Berto Beats. Black Jikus. 2013. Disco per l'estate. Per le strade. Distrarsi a cambiarsi, stonarsi di colori e spaccarsi, neuroni nel corso di spartiti falsi. Qui non dico più di sì, partiti fatti di copioni comodi. Voi che troppo lineari, voi che lontani da posti spontanei. Difatti me la vivo tra accuse di cristiani che hanno sapino manco uccisi, che ti vorrebbero supino o a culo alto per le loro frasi fatte di sì. Promesse e casi in cui con tanti li fan su. Sì, ma dei loro nasi racconto fatti che son beat, ti fan perdere lo sfondo, ti lasciano raccolto e sto reso conto che così fa sì che tu passi momenti splendidi. I modi sono tanti, milioni di minuti, non presto dire repos, senti presto, presto. I modi sono tanti, milioni di minuti. Niente WhatsApp, mutuo e WhatsApp. I modi sono tanti, milioni di minuti. Voglia giochi di prestigio. Sono tanti, stavo qui dentro
dal latte, rime coi trampoli sui trampet, teci tutto tranne canzoncine d'estate che vi smuovono le chiappe. L'estate dove state, che qui, modesti a parte, stiamo già bene così. Viviamo di storie vissute, sulla cute vi diamo solo il meglio del meglio, il resto lo evitiamo. Qui piglia pesci chi sta sveglio, già sento scuotere l'amo. Come on, che mo arriviamo a mo' di squalo, ma do to master mano con le liriche da master, che ne mastica di storie grasse e dalle casse non suona mica plastica, manco se il mondo cascasse. Già sai che sovrasta le masse, ti castiga, stila sti stili se ci riesci, ma dai, da sta storia non ne esci più di fisso, trash, tu no, tu non reggi, io più di 110 e lode come Joe Pesci. I miei sono tanti, milioni di milioni, ma presto dire repos, smetti presto, presto. I miei sono tanti, milioni di milioni, niente WhatsApp, mutuo e WhatsApp. I miei sono tanti, milioni di milioni, spugna, niente scorcio, voglia giochi di prestigio. Sto suona e faccio il disco per l'estate. Campionati sto suona e faccio il disco per l'estate. Campionati sto suona e faccio il disco per l'estate. Campionati sto suona e faccio il disco per l'estate. Sucker. Sucker. Si è sentito un sucker, o grandi, sbaglio? Black Jekus, è una grandi citazione di Chaos. Di Chaos. Di mo' ho fatto un'altra. Ho detto un'altra bagianata. DJ Graf. Ma tu li odi proprio, sangue misto. Miriana. E dai, non l'ho fatto apposta, lo so. Ah, ora me lo farete pesare per un altro anno? Lo sapevo. No, tranquilla, Miriana. Per favore, oggi è il mio compleanno, fatemi essere felici. Intanto vorrei salutare una bella donzella che si è affacciata alla nostra finestra, l'abbiamo accolta fra le nostre braccia ed è Gaggiaba. Mrs. Gaggiaba. Ciao. E salutiamo anche a tutti quelli che ci ascoltano: Peppone, Pachi, Vito Casulli, Little Ciccio, per altra gentaglia che è costretta a sentirci. E comunque, abbiamo anche un ascoltatore dal Canada, quindi. Sì, Pachi, il nostro caro Pachi, che ogni tanto lo inviteremo a fare una chiamata a Skype per farci sapere la scena hip hop, se. Se se la fit. Come parla? Le parole sono importanti. In dialetto rende di più. Fortifica il concetto. Se sarà fida. E che gli si può competere con quella italiana. Tutto slang. Ma cosa ci dice adesso Valentino riguardante? Ah, niente. Vogliamo. Ma ora mandiamo l'ultima canzone della puntata. Della mia puntata. Ci vediamo martedì prossimo. Verso le 3 e le 4, sempre questo orario, perché allora, dopo andiamo Valentino a scuola, che siamo studenti, e Rocchino mi chiede che canzone dovevo mettere. Aspetta. Quindi sto siendo pazzo. Posso dire una cosa? Prego Miriana. Giuriamo dalla prossima volta di essere puntuali. Oggi abbiamo fatto un po' di ritardo perché comunque, come ho detto prima, Rocchino era la sua prima volta, l'abbiamo sverginato. Problemi tecnici, si giustificano con problemi tecnici. Allora, diamo la colpa a chi ne fa le feci. Praticamente oggi doveva esserci Rocchino e come accompagnatore, diciamo come maestra di sostegno, Ciccio Piccolo, che gli doveva dare consigli. Ciccio Piccolo però, siccome è un grande artista, ha dovuto ai suoi impegni, naturalmente. Sì, è corso in studio di registrazione con Squarta e quindi ha detto: raga, scusate, noi che potevamo fare? Non dobbiamo scusarlo. Però intanto adesso Rocchino fa la brutta figura. No, che brutta figura, si sta comportando davvero DJ, veramente bene si è comportato. Bravo, come bravo. Si è comportato bene il nuovo arrivato a Spattolo, come si sta comportando bene Miriana, insomma. E come mi sto comportando male io. Comunque, ora vi cito. Ora il prossimo artista che ascolteremo, il prossimo sarebbe anche l'ultimo della puntata, è Hocus Pocus, che è un rapper francese. Questo ha fatto una canzone dedicata all'hip hop. Ora sentiamo alcune barre che ho tradotto, perché io faccio francese a scuola, dovete saperlo. Ho avuto una passione che non è solo un'abitudine. La mentalità di un big boy è più profonda di qualsiasi cavità. Ormai oltre la moda o qualsiasi tipo di stipendio, un elisir veloce mescolato con una forte dose di realtà. Hocus Pocus, ciao, bella one new.
One, two, y'all. Yeah, check it out, y'all. The percussion's in the house, y'all. Hocus pocus in the house, y'all. Yeah, Je suis tombé sur un vieux clip de Grand Master Flash. Hey, t'as vu Stick? Et sa dégaine de bœuf. Là, j'ai essayé. Son style m'a fusillé. Sapé comme le keuf des YMCA. À base de cuir serré. À l'époque banale. Et des bottes comme celle de Francis Lalanne. Je sais que c'est un classique, mais commentaire. Si c'est ça nos origines vestimentaires. Quoi que, regarde ce qu'on porte dans les clics. En fait, nos sapes sont toujours aussi cheap. Les diamants énormes sur les lobes. Les tarspecs ont oublié leur robe. J'suis pas convaincu, mais au moins ça évolue. Un peu plus que les perfectos et leurs têtes velues. Je me dis qu'avec nos styles ridicules, dans 10 ans on risque de se marrer quand on se reverra avec du recul. Hip-hop. Les diamants énormes sur les lobes. Hip-hop. Les tarspecs ont oublié leur robe. Hip-hop. Les baskets et les casquettes. Hip-hop. Je crois que ça se passe plutôt dans la tête. Hip-hop. Les seins extra extra large. Hip-hop. J'ai dit extra extra large. Hip-hop. Les dollars comme seul objectif. Hip-hop. C'est juste un esprit positif. Yo, I got a passionate tongue, not just a habit, it's a b-boy mentality, deeper than any cavity. Way beyond passion on any kind of a salary. A quick elixir mix with a heavy dose of reality. It's too complicated for the minds outside. The lines drawn when the volume of drums gets over 9. I'm a part of a movement, not meant for the clueless. Use this in your curriculum when teaching the students. It's not who's it, what's it, who seems to be controlling it. The future of hip-hop and how we unfold it. Travel down the road that every genre must walk down. Hip-hop's up on the legend, yo, it needs to be talked down. The renaissance to an untimely death. The revival of a culture, a survival of a soldier. Brought by the common people of poverty in need. I'm a boy, it's a who, God let the world see. Yo, you must be out of your mind. If you think the way you dress will serve to help the way you rhyme. Some people put the image first and self is left behind. So when you search within the verse, it's best that you be blind. You're remarkably designed, your equal is hard to find. If you're unsatisfied, take it up with the divine. Cause we don't got the time, and if you go to me, right, I'll say you're better off just being who you're supposed to be. Hip-hop. Les diamants énormes sur les lobes. Hip-hop. Les tarspecs oubliés leur robe. Hip-hop. Big egos and big chains. Hip-hop. I think it's all inside of your brain. Hip-hop. Les sapes extra, extra large. Hip-hop. J'ai dit extra, extra large. Hip-hop. Quick money and fast rise. Hip-hop. That's a good feeling inside. Yeah. Jogging à trois bandes. Au pied des vieilles Stan Smith. Casquette trois fois trop grande. Sans oublier les fat laces. T'es hip-hop mec, mais tu t'es trompé de 20 piges. Maintenant ça pique comme ça, t'es house tu piges. Ça évolue vite, trop vite. J'suis désolé quand j'commence à kiffer un truc. C'est déjà démodé, yeah. Au moment où j'écris, c'est Air Force One et Baggy Jean. Mais à la fin de ce couplet, ce sera déjà Aspin. On portera demain ce qu'au States il portait hier. La France, pays de la mode, on en est pourtant fiers. Oh oh, j'suis pas dans trip fashion ni haute couture. Les grosses fourrures, puis quand c'est notre culture. J'fouille dans mes bagues, plutôt dans ma garde-robe. J'fais du son, ouais, et pas un défilé de mode. Hip-hop. Les diamants énormes sur les lobes. Hip-hop. Les tarspecs ont oublié leur robe. Hip-hop. Les baskets et les casquettes. Hip-hop. J'crois que ça se passe plutôt dans la tête. Hip-hop. Les sapes extra, extra large. Hip-hop. J'ai dit extra, extra large. Hip-hop. Les dollars comme seul objectif. Hip-hop. C'est juste un esprit positif. Chimé et Flow.